Che profumino delizioso! Non in questo momento! Ok, ok. Oh, 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 al fuoco! Al fuoco! Al fuoco! Belti! Oh! Oh! Me ne vado, lascio fare a voi, ragazzi! Ah! Un attimo di attenzione, signori. In alto i calici. A Jeffrey e Giulia, amici, colleghi, giganti dell'universo culinario. Noi non vi dimenticheremo mai. Salute. Salute. Cin cin. Salute. Come antipasto serviremo zuppa di melone e prosciutto di Parma con menta e basilico. Una reinterpretazione di una specialità di Giulia. Buon appetito. Grazie. Per una volta fai godere le tue papille gustative del Midwest. Chef! Che spezie è? Spezie. Scusate, ma a me piace il peperoncino, ma questo è veramente troppo. Non ce l'abbiamo messo. Ce l'ho messo io. Scusate. Al fuoco! Al fuoco! Al fuoco! Il peperoncino Red Savina l'ho preso dalla credenza di Giulia. Pensavo che fosse appropriato. Io vado pazzo per il piccante, perciò a quanto pare ho esagerato. Vi chiedo scusa. Qualcosa non va, Eliza? No, non sto bene, devo andare. Qual è il problema? Il peperoncino. Io non riesco a mandarlo giù. Perché cos'ha il peperoncino? Se non ne vuole parlare qui, possiamo farlo in centrale. Quanto possiamo trattenerla? 48 ore. Caspita, un bel po' di tempo. Io devo andarmene subito. Devo andare via al più presto. No, sarebbe scortese, meglio di no. Si può sapere che succede? Tutti noi dobbiamo andare all'ospedale, immediatamente. Perché? Il peperoncino, io credo sia stato avvelenato. Io ho visto Ludo metterci qualcosa dentro. Come osi? Non è affatto vero. Ma magari è solo qualche crampetto, niente di... Ok, sì, d'accordo. Io ho avvelenato Giulia col peperoncino. E il gin di Jeffrey? Sì, ma ora portatemi all'ospedale. No, gli ospedali sono delle fabbriche di germi, non conviene. Ma che cosa sto dicendo? Si rilassi, sapevamo della ricina nel peperoncino, ma non chi ce l'aveva messa. Non capisco, siamo stati avvelenati o no? No, ho scambiato le boccette. Sono un vero genio.